Bertaschen, le fiabe di Hans Christian Andersen, a cura di Noël Denien, a 30 euro, un libro fantastico che raccoglie le 24 fiabe più belle di Hans Christian Andersen. Ecco qua. Come vedete ci sono anche addirittura due segnalibri con i quali si possono segnare le proprie preferenze. Come ci racconta Noël Denien, che è una studiosa, ha studiato a Princeton e poi a Berlino ed è l'editor della Taschen per questo tipo di libri, come ci racconta nell'introduzione, quando si dice Andersen si dice fiabe, nel senso che lui proprio ha stabilito quasi una, come dire, un fenomeno, il fenomeno Andersen. Lui era nato nel 1802, era danese. E da una famiglia povera, la mamma faceva la lavandaia, il suo papà era un calzolaio, però lui fin dall'inizio aveva sempre nutrito questo amore per la lettura, forse anche perché aveva un carattere un po', come dire, solitario, non aveva successo in amore e quindi la lettura era veramente il suo sfogo principale, il suo divertimento principale. E iniziò quindi a scrivere queste favole meravigliose che, contrariamente a quello che avevano fatto i fratelli Grimm, sono favole che lui fa riallacciare, diciamo, alla tradizione popolare, ma molto spesso anche, ecco, vedete com'è ampia l'introduzione, molto spesso lui ovviamente le ricrea da zero. Quindi parliamo di fiabe come La Sirenetta, per esempio, che sono state anche riprese da Walt Disney, le conosciamo tutti e sono assolutamente famose, dove l'intento morale viene così nascosto dalla fantasia delle parole, dalla poesia che lui riusciva a vedere dappertutto, perché proprio la sua capacità era quella di riuscire a far parlare gli oggetti quotidiani, a vedere il bello ovunque intorno a lui, basta pensare anche ai fiori della piccola Isa. E ogni favola, vedete qua, questa è La Sirenetta, direi, sì, è introdotta da una piccola scheda che ripercorre la storia, insomma, di questa favola, quando è comparsa, eccetera, e ognuna è accompagnata dalle illustrazioni fantastiche degli illustratori più famosi del periodo, quindi Kai Nielsen, Arthur Rackham, e anche alcune illustrazioni sono, tipo queste silhouette, sono state fatte appositamente per questo libro. Quindi pagina dopo pagina la raccolta delle fiabe di Christian Andersen. Fra l'altro abbiamo anche la possibilità di avere un formato maneggevole, un formato tascabile che per solo 12 euro ci porta a casa il mondo di Andersen. E la cosa particolare qua è che c'è questo simpatico foglietto con gli adesivi dei soggetti principali delle favole di Hans Christian Andersen.